Eccoci, allora oggi siamo con Diablo, Ciao, benvenuto. ciao. Come stai? Bene, tutto bene, In questo grazie. inizio estate. Tutto benissimo, inizio estate caldissimo, quasi da morire. Ecco, tra l'altro per l'inizio, giusto giusto per l'inizio dell'estate, hai presentato in radio quello che è il tuo primo singolo ufficiale, che è uscito il 21 giugno, Rotazione Radiofonica, che è il pezzo che hai, con cui ti sei presentato alle blind di The Voice. Allora ti dico intanto, emotivamente, quanto è importante per te il pezzo Baby? Emotivamente è molto importante, nel senso che è stato un momento della mia vita che sicuramente non mi dimenticherò, quindi ho voluto, diciamo, darle, come dire, darle una certa importanza. E è stata, diciamo, la prima volta che mi è, diciamo, il testo che ho scritto è stato un testo partito dal cuore, non partito magari da delle idee. E diversamente è un pezzo che quando canto, come dire, mi tocca particolarmente perché è un argomento molto delicato alla fine, e forse anche per quello, cioè la delicatezza del pezzo, diciamo, gli dà abbastanza un'atmosfera, come dire, love, l'amore, mettiamola così. Quindi rispetto ad altri brani che hai scritto è nato proprio in maniera diversa? Sì, è nato sicuramente, fino a quel momento l'ho solo scritto partendo da delle idee, invece quando ho scritto il pezzo Baby è partito, diciamo, non dal cervello ma dal cuore, mettiamola così, perché è stato più un sentimento che ho provato e che ho riscritto più che un sentimento, cioè più che un testo che ho tirato fuori, diciamo, da pensieri o idee che siano. Quindi rispetto a, diciamo, a come è nato il pezzo, poi come lo hai lavorato anche con l'altra artista che ha collaborato con te, che è Simone Abba. No, Simone Raps si chiama, Sì. certo. Simone Raps, diciamo che è stato il compositore della base, abbiamo voluto dargli, diciamo, un tocco dolce dal punto di vista di suono e ovviamente abbiamo cercato di seguire anche un po' questa influenza reggaeton che c'è ultimamente, anche perché a me piace quello stile di musica, quel genere di musica, grazie alle influenze spagnole, diciamo. Come dire, il sound latino che ora in Italia sta arrivando dopo anni che in realtà lo ascolto. Comunque, in tutti i casi, è nata come base in realtà normale, nel senso non ci aspettavamo sicuramente un successo del genere, che per me è un piccolo successo, ovviamente non è un successo incredibile. Questo singolo poi è stato successivamente registrato all'Officer Studio a Savigliano da mixato e masterizzato da un produttore della Dogozilla, che attualmente è un produttore con cui sto anche lavorando per nuovi singoli. E niente, questo. Tra l'altro tu dici un piccolo successo, però guardando anche i dati, il videoclip in meno di un mese vola verso le 200.000 visualizzazioni. Intanto se ti aspettavi comunque un tipo di attenzione di questo genere, probabilmente il volano di The Voice chiaramente ha favorito una certa attenzione, ma questi numeri confermano comunque un... Beh sì, sinceramente no, cioè non mi aspettavo un successo che per me è già molto grande, anche perché mi sono sempre girato dalle 10.000 alle 20.000 visualizzazioni, non ho mai superato quella soglia, quindi quando sono uscito a The Voice e quando ho fatto i numeri che appunto sono arrivati anche primi in tendenza, è stata proprio una nuova realtà che ho toccato, mettiamola così, prima non mi aspettavo neanche di fare 100.000 dopo chissà quanti mesi, e invece adesso sta andando come sta Ma andando. sei uno di quelli che va a guardare, monitora i numeri, oppure... Sì, io sono uno molto pignolo in generale nella musica o in quello che faccio, cioè devo essere sicuro di tutto quello che sto facendo e devo avere sotto controllo tutto quello che faccio, ma per un motivo mio, perché sono un po' precisino in alcune Perfezionista. cose. No, un perfezionista no, un precisino, perché perfezionisti vuoi rendere tutto perfetto, ma la musica è imperfetta, cioè nel senso non esiste la perfezione, quindi non posso ricercarla, posso solo migliorarmi sempre di più e sempre più velocemente. E proprio per quanto riguarda il video ci sono ambienti di mare, montagna, quindi a livello di vacanze estive sono perfetti, ma ci sono interni, ci sono esterni. In che modo li avete pensati? In che modo, diciamo, supporta poi la narrazione del brano? Diciamo che la storia parte da un presupposto di una relazione
che è stata la mia relazione, quindi io ho dovuto ripercorrere dei, diciamo, dei momenti che sono realmente accaduti. Poi ovviamente li abbiamo esagerati, ma perché come dire, riprodurre le stesse identiche cose non avrebbe senso a livello di video. Ma comunque è stato un progetto, quello di Baby, molto affinato, nel senso che abbiamo pensato a una storia che non fosse la solita storiella, ma fosse una storia un po' intrigante. Infatti, non si capisce bene cosa succede durante la storia, ma si capisce solo che inizialmente c'è una relazione, poi c'è un litigio, che è, diciamo, il solito litigio che c'è nelle storie, e poi alla fine lasciamo, diciamo, un punto di domanda sul finale. Cioè, il fatto, scusa, mi sono... un punto di domanda alla fine del video dove i due personaggi principali della storia si incontrano e poi finisce. Quindi diciamo Certo. che abbiamo voluto un po' far rivivere la storia alle persone che l'hanno visto, quindi come se loro fossero la ragazza del video o il ragazzo del video. Certo. Al momento quindi ci hai già anticipato, stai lavorando su altri pezzi, in previsione un EP, un album da qui a... Non mi sento di dire ancora cosa, ovviamente sarà un progetto che sicuramente sarà curato molto meglio di Baby e molto meglio dei singoli che comunque sto preparando, che anche quelli sono lavorati e stiamo lavorando su parecchie cose. Comunque, diciamo che ci sarà una grossa evoluzione da Baby. Una, diciamo, una grossa rivoluzione e cambiamento. Cercherò di portare un genere non preciso, che sia differente per i miei punti di forza, cioè la scrittura e la versatilità nelle canzoni. Non sarà, diciamo, il solito progetto di musica con un genere ben preciso, Mi vuoi un po' tipo rap o tipo sorprendere? tutto rap o tutto trap o tutto pop o tutto reggaeton, Si tipo mescolano un po' generale. le carte. Diciamo di sì. Per l'estate ci sono appuntamenti live in vista, in programma? Allora, giusto il 6 sono al Vulcano, zona Sesto San Giovanni, centro commerciale per fare la notte bianca con il formato Hello Formentera, e dalle ore 20 in poi. Mentre durante il mese di luglio abbiamo delle date ancora non confermate, e il 10 sarò in apertura a Luche, al Praia, a Gallipoli. E stiamo anche parlando per delle live verso settembre-ottobre ai Magazzini Generali per la Next Generation. Quindi già c'è un bel Sì, programmino. cioè, stanno spuntando un po' uno per uno, diciamo. Grazie intanto. Niente, Alla niente. prossima. Grazie mille.